Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. Domenica importante questa perché presento un set che era molto atteso. Quindi, come vedete, non sono scappato dal video, ma solo quando vale la pena. C'è molto atteso che è il set. Lo faccio vedere il sapone Pirati 4. Eccolo qua. Guardate che bel. Jolly Roger 4, ovviamente 4 perché è la quarta edizione del set, della profumazione dedicata al gruppo Pirates Union, di cui mi onoro di far parte, e un gruppo in cui si discute di rasature in maniera seria, in maniera senza dire stupidaggini, in maniera approfondita, in maniera competente. Quindi io sono molto contento di presentare questo prodotto, che già io non l'ho ancora toccato perché mi piace provarlo con voi, insomma, anche se non è in diretta, però vedete che è ancora marchiato Extra Cosmesi, che non ha lo cinghiello, è il produttore di questo sapone, poi anche del resto che vedremo. Allora, innanzitutto facciamo una premessa meteorologica. Come è composto il set? Il set è composto da uno scrigno che adesso io ho, perché io sto girando il video un giorno prima, perché domani sarò in montagna e la connessione internet in montagna è diversa che nella fibra, quindi potrei metterci ore e ore a caricarlo. Allora io l'ho girato un giorno prima, ma questo cambia molto poco. Però lo scrigno, siccome è rimasto in montagna, scrigno che di materiale che io reputo, non so se sia corretto, polistirolo, ma che è molto suggestivo perché contiene quasi come un cesto di Natale, diciamo così, no? Lo scrigno dei pirati contiene tutto il set di cosa è composto? Beh, principalmente il sapone 4, che in questa edizione è il numero. Numeri romani, Jolly Roger e la scritta 4. Spero che si veda. Poi cosa c'è? C'è balsamo. Questo balsamo è il balsamo lenitivo, anche qua con la nostra bella scritta, la nostra bella numero la scritta 4. Questo balsamo lenitivo, come potete leggere, se si legge la scritta, è proprio acqua di Ammamelis, oli, fluido, è un'azione decongestionante, lenitiva e rinfrescante. Quindi ideale per l'uso per le arrossate o irritate, prima magari di mettere l'aftershave o il toilette. Quindi il balsamo, novità di quest'anno, non c'era l'anno scorso. Altra novità è questa particolarissima confezione di EDT Aftershave, eccolo qua, che è da 250 ml, quindi molto molto voluminosa. E qua un imbuto, vedete, un imbutino. Perché? Perché qui non si è badato come dire, si è badato al dettaglio assoluto, più estremo. E quindi sembra il 4 che troneggia. Ma in questo caso, vediamo un po', eccolo qua, se riesco a leggere qualcosa, ecco, bellissimo il marchio sigillo dei pirati. E perché in imbuto? Perché nel set vi sono due boccettine, una per l'aftershave o il toilette, eccolo qua. Con il 4 e il Jolly Roger, guardatelo, che si può riempire. E con delle sfere d'argento, o argento puro, argento puro, non so se si vede, spero che si veda, che serve nella tradizione anche, diciamo, cosmetica, a lenire la pelle. Quindi l'argento a contatto con l'aftershave ha un effetto anche lenitivo. E poi c'è un boccettino già riempito, mi sembra sia già riempito, per portarselo in giro, no? Un boccettino portatile. Quindi abbiamo un'abbondanza di aftershave toilette.
Facciamolo insieme. Mettiamo il nostro, apriamo il nostro, speriamo di non fare disastri, apriamo il nostro profumo. Io non so se poi conviene tagliarlo o se conviene tenerlo così, però quasi quasi lo tengo così. Vediamo se funziona, se riesco a farlo. Sì, dovrei riuscire a farlo. Vedete, guardate. Mi allontano dalla camera così si vede il riempimento del piano perché sono cola e qui ogni goccia, perché la fragranza vi assicuro che è strepitosa, particolare ma strepitosa. No, qui mi cola un pochettino, ma d'altronde non so cosa farci, ma proprio, sono gocce proprio. Diciamo che ne va via qualche goccia, ma adesso è già finito. Riempiamolo fino al suo orlo, colmo. Ecco qua, riempito, facciamo un po'. Ecco fatto. Adesso, senza spaccare niente, perché qui le mie manacce so già che faranno dei danni, chiudiamo la confezione e chiudiamo anche la confezione, il dispenser, come si può chiamare, lo spruzzino sentite il rumore dell'argento. Eccolo qua, vedete le boccettine d'argento, le palline, tesoro dei pirati, quindi, no? Allora, ovviamente è un set quindi completissimo, cioè non si potrebbe chiedere di più, e devo dire che parlando anche confrontandomi con l'amico Alessio, che è probabilmente, anzi, probabilmente, è uno dei leader assoluti dei pirati, mi ha trasmesso una sua vision, diciamo così, mi scuso se uso l'inglese, che è quella di cercare sempre il meglio, sempre un'esperienza da parte di chi lo utilizza. Che utilizza il prodotto, che deve essere sempre migliore rispetto al, cioè andare oltre, no? Che poi è un po' lo spirito piratesco, no? Cioè quello di sfidare i mari burrascosi, sfidare i galeoni francesi, inglesi, no? Lo spirito, diciamo, di voler sempre superarsi, no? Anche a costo magari della propria vita, noi pirati non è che facessero una vita agevole, diciamo, però lo spirito era quello. Per poi la sera andarsi a ubriacare di grog, no? Dopo la vittoria. Quindi in questo caso invece ovviamente si è parlato di sapone e di barba, però lo spirito è quello di superarsi. E vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta. Per restare in tema, Marco Rinaldi, grandissimo Marco Rinaldi che saluto, il suo bellissimo pennello con questo maiale irsuto che, nonostante le varie sbarbate, rimane irsuto, ma noi lo abbiamo domato. Il pacemaker, eccolo qua, con il teschio anche nel retro, nuovo modello, tra virgolette, nuovo, ma è già un anno credo che ce l'ho, però mi dà sempre grandi soddisfazioni. Allora, io metterei come sempre un goccino d'acqua, un goccio proprio sul sapone, acqua calda, anche perché poi mi devo sciacquare il viso e poi devo lavare un rasoio. Siccome io vedo una gocciarella d'acqua proprio, no? Niente di più, niente di più. Mi sciacquo io il viso. Siccome io vedo nei pirati il solco della tradizione, quale rasoio potevo scegliere se non uno Slim Boy del 63 Gillette? Eccolo qua, regolabile, adjustable del 63. Un piccolo tesoro, se vogliamo. Guardate in che condizioni quasi perfette si ritrova. Armato con una Gillette, una delle mie preferite, stylus rossa. Eccola qua, lo armiamo. In questo caso io non mi piace usare la parola armare perché non è un'arma, un rasoio.
Ma in questo caso, siccome si parla di pirati, è giusto usare la parola al mare. Ecco qua. Se c'è un po' di colla, non preoccupatevi, non succede niente, non state a fare paranoie, è normale nella mettere sempre avuto la colla, eccolo qua. Ecco, la regolazione avviene sempre con questi di qua a farfalla aperta. Io tengo un 3 e va benissimo, non facciamo i fenomeni e va bene così. Allora, col pennello umido e un po' d'acqua, chiamiamola di vegetazione, come la chiama qualcuno, ma che però vedete non c'è più praticamente, no? Guardate, non c'è nessuna acqua, cioè sono un po' bagnato, umido, andiamo a prelevare per un bel montaggio in viso. E guardate come immediatamente. È vero che il pennello monterebbe anche la maionese probabilmente, però guardate che resa. Cioè io qui ho già il pennello pieno dopo neanche 10 giri. Cioè è una roba impressionante. Una preparazione elegante, elegante, che poi io ho solo, questo non l'ho ancora provato, ma ho provato ovviamente l'aftershave. C'è dello zonico, c'è del marino, ma c'è anche del rabarbaro, mi sembra di notare, e viene proprio nuova, non è ispirata a nulla e a nessuno. Ecco, io mi fermerei qui perché quasi quasi mi spiace buttare via sapone, guarda quanto ce n'è. Quindi chiudiamo la nostra confezione e qui penso che lo stendiamo senza acqua, eh. Niente da fare, la nuova formula. Io sono un amante di Tallovati. Chi mi conosce lo sa, ma la nuova formula di Donato Ciniello non ha niente, ma niente a che invidiare ai migliori Tallovati americani e non. Monta che è una potenza. Io non amo i grandi schiumaggi, ma faccio fatica a non farlo schiumare più di tanto. Molto elegante, eh? Io ringrazio pubblicamente i pirati, di cui appunto faccio parte anch'io, perché hanno. Di fronte a questa inflazione di youtuber nuovi, youtuber, diciamo, insomma, hanno riconosciuto, diciamo, almeno alcuni, che le mie recensioni sono fatte in maniera corretta. Quindi io li ringrazio moltissimo, chi l'ha scritto, e ne sono veramente orgoglioso perché mi rendo conto anch'io che questo mondo, infatti per quello che mi sono un po' staccato, è diventato un mondo un po' che non va bene. Ma adesso godiamoci questo Pirates numero Pirati numero 4 con il nostro gilet vintage, non è di Lego dei Pirati, ma insomma, nel 1963, marchiato I4, quindi quarto trimestre. La lama quasi non si sente. Protezione burrosa, ecco, io la definirei così. Protezione burrosa. Talmente protettivo, talmente
nel senso buono appiccicoso, che il 3 addirittura non basta, devo forse metterci il 4 perché se no non si stacca bene il sapone come vorrei. Facciamo 3 mesi, facciamo 4. Non lo porta via. Lui rimane lì a protezione della pelle. È vero che io ho messo poca acqua, però è eccezionale. Roba da tallovati, ripeto, roba che succede con i tallovati. Qui ho il mio poretto e neanche si è rotto. Per ora, eh. Ora baffi, sciacchiamo il rasoio e sciacchiamo il viso. Allora, prime impressioni, una protezione incredibile e un'eleganza di profumazione altrettanto. Quindi per ora devo dire che proprio liquido. Così almeno poi c'è qualche espertone che dice che il VVS si ottiene solo con 3-4 passate. Invece no, perché l'esperienza che conta nella natura, come nella vita, mi ha insegnato che bastano 2 passate per ottenere il VVS e non sensare la pelle. E andiamo con il pelo trasverso e obliquo e contropelo. Ecco qua. E qui andiamo di contropelo dritto per dritto. Perché non è una questione di farsi la barba in un modo o nell'altro, ma di trovare il proprio contropelo. Che ad esempio nel mio caso in questa zona è questo. Però poi gli diamo anche una passata dritta per dritta. Anche per regolare bene poi qui ad esempio così con il pelo mio una passata diciamo quasi slant, no? Vedete che il movimento è questo nel mio caso, la mia pelle, tutte cose che non si improvvisano e si imparano con l'esperienza. Detto che, amici miei, ci stiamo a fare la barba, cioè non è che stiamo facendo cose, eh? Non stiamo trapiantando fegati, per fortuna. Ecco qua. Qui non c'è più niente, ragazzi. Ecco, forse una cosa qua. Finito. Quindi acqua fredda,
fredda. Ci diamo un'asciugata, una pulita anche, perché poi i più severi mi criticano delle volte, ma tu lasci la maglia sporca, avete ragione, è mio pulirsi, tutto, tamponare, risultato eccezionale. Quindi abbiamo promosso un po' tutto, diciamo. D'altronde le aspettative, non nascondiamocelo, erano molto alte e non poteva che essere così. Allora, mentre metto il pennello ad asciugare, mentre smonto, oddio, ho sbagliato, la lametta e la ripongo nel cimitero delle lamette, mentre sciacquo e pulisco, anzi, prima faccio una cosa. Andiamo con il balsamo, quindi. Andiamo a lenire la pelle, che magari in questo caso non è irritata perché il sapone praticamente basta e avanza. Basta e avanza. Però facciamo finta che sia irritata e andiamo a lenire questo balsamo. Ecco che già sprigiona il profumo. Ozonico, si sente qualche nota marina e poi c'è questo finale alcolico, nel senso di rabarbaro, sembra di quasi una bevanda rabarbaro, però non è volgare, non è assolutamente mettersi una mare in faccia, si sente il rabarbaro però. Almeno io lo sento, poi magari è sbagliato. Ora, mentre il balsamo penetra e lenisce quello che deve lenire, ma c'è poco da lenire qui, perché il sapone, ripeto, ha fatto quello che doveva fare e saluti a tutti, io pulisco gli attrezzi del mestiere, in modo da poter fare poi un resumé dell'attuazione. I rasoi vintage, per chi me l'ha chiesto, si puliscono semplicemente come gli altri, con un po' più di attenzione, ad esempio alle alette, all'interno, in modo che siano perfettamente asciutti e evitare l'ossidazione, specie quando sono in queste condizioni, praticamente pari a nuovo, come si direbbe per le auto. Ecco qua, quindi un po' di attenzione, un po' di delicatezza nel pulire, perché non vorrei mai staccare le alette. Quando è asciutto si serrano e si mettono al loro posto. Allora, iniziamo dalla coppiata. Qui, vabbè, stiamo parlando della storia della rasatura, non è che... Gillette Slim Boy Adjustable con le Gillette rosse. Questo è un rasoio che fa il mazzo a tutti i regolabili, nuovi, vecchi, antichi, cioè con questo ti puoi radere tutta la vita. Come li facevano una volta, probabilmente oggi non li fanno più, però non voglio fare il vecchio nostalgico, però effettivamente questo è un rasoio eccezionale, c'è niente da fare. Io ne ho due, tra l'altro, di Slim Boy, uno del 59, uno del 63, questo quello del 63. Eccolo qua, perfetto. L'ho restaurato un po' io con della pasta che ha tolto l'ossidazione ed è, a parte qualche leggera macchiolina di cromatura che se n'è andata, ma è leggerissima, come potete vedere, il rasoio è perfetto. Queste io ve le consiglio perché costano, cioè si trovano difficilmente, però costano non tantissimo, mi pare €1, €1,50 la scatoletta, ma tagliano di brutto. E queste sono le mie preferite insieme alle Astra Blu in questo momento. Diciamo che all'inizio ero molto più sulle CAI, oggi sono, sì, continuo a apprezzare molto le CAI, continuo a apprezzare molto le lame più taglienti, forse perché non è che queste non siano taglienti, tagliano tantissimo, però aggrappano il pelo in una maniera più incisiva e chiaramente con una mano un po' allenata si evitano gli incidenti, quindi stylus
Poi abbiamo il pennello di Marco Rinaldi, il Peacemaker. Questo è, vabbè, a parte che è un capolavoro artigianale, cioè, guardate, cioè, questo lo fa lui, non è che, e lo fa con le sue manine, cioè, non è che se lo compra fatto, per dire, con i due proiettili ovviamente disinnescati, il teschio con la nuova versione. Con il teschietto dentro, incastonato, l'anima del pennello. E questo maialaccio che veramente lui me l'aveva detto, mi ha domato, e io un po' l'ho domato. Un po' perché tutte le volte lui poi, cioè, rialza la cresta, era come i veri porci, cioè rialza la cresta e quindi devo trattarlo. Un segreto, un maiale del genere va messo a bagno con un pizzico di balsamo. E lì cambia tutto. Ecco, questo io lo posso dire. Proprio una goccia di balsamo per capelli, a bagno una notte e la mattina è morbido come, non dico un tasso, non lo sarà mai, però è molto più gestibile. E adesso arriviamo alle cose serie. Pirati 4. Iniziamo dal sapone. Il sapone è impeccabile. Elegante nella profumazione. Protettivo, io potevo montare molto di più, avrei fatto uno schiumone. Gli ingredienti io ve li faccio leggere direttamente, penso che si possano leggere, penso che si possano leggere. L'ennesimo capolavoro di Extra Cosmesi, che qui donato fra un po', io gliel'ho detto, fra un po' non potrò. Se va avanti così, diventerà una boutique di lusso e io dovrò andare al supermercato. Ma battute a parte, questa formula, migliorata probabilmente, adesso io non lo so, ma ancora ulteriormente in questa versione è una formula, cioè ci ha preso 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quando l'ha fatto uscire la seconda formula. E boh, qualsiasi sapone, no, di Extra Cosmesi. Può piacere o meno la profumazione, ma monta e lavora in maniera impeccabile. Questo va detto, perché è oggettivo. Io sento dire delle stupidaggini su certi saponi, qua, di qua. I saponi di Extra Cosmesi, seconda formulazione, nuova formulazione, la prima era già ottima, ma qualche problemino, cioè, lo dava in montaggio delle volte. Questa, vedete che io dico le cose come stanno, questa nuova formula, in questo caso penso ancora più rinforzata, è un burro che protegge anche dalla spada nella roccia, ecco, voglio dire. Quindi grandissimo sapone e poi profumazione elegante. Il balsamo mi ha già fatto annusare questa profumazione fatta. Ex novo, fatta ex novo dai pirati, pensata ex novo dai pirati, con questa, diciamo, mixage fra appunto note ozoniche, secondo me, qualche piccolo un po' di mentolo, magari lo sento, penso che sono io, e poi un po' di rabarbaro. E poi arriviamo appunto al nostro aftershave e eau de toilette con l'argento. Argento vivo, lo vedete? Eccolo qua. Allora andiamo senza fare sconti, io faccio così sulla mano. E di un'eleganza e di una complessità che chi ha una propensione e un'abitudine, io sto esagerando perché è troppo buono, ha fatto, perché poi lo spreco, questo non lo fanno più. Usare profumi di nicchia, sente le varie note, le varie fragranze, le varie sfumature. Questo è un profumo di alto livello, di altissimo livello. Bravi.
Bravi a chi l'ha fatto e bravi a chi l'ha pensato. Io qui non so più dove metterli, però troverò un posto perché questo deve stare assolutamente nel mio empireo dei profumi. Bene, direi che è tutto. Piraz, no scusate, mi sono mattina presto. Piraz 4, promosso a pieni voti. Bravi i pirati, ripeto, di cui mi onoro di far parte e di condividere i valori. Bravissimo Donato a fare un prodotto di questo livello, che è un livello onestamente top. E bravissimi i pirati a pensare sempre in grande, andare sempre oltre la tempesta. Io vi saluto, vi ringrazio, buona domenica a tutti e buona barba a tutti, una barba corsara.